giorno 1 della nuova era. C'è qualcuno? Oggi ho giocato a nascondino con il silenzio. Un silenzio denso, pieno, assordante come il rimbombo del sangue nelle orecchie quando la paura è totale. Appena entrato qui dentro ho subito mancato la prima regola che il buon senso mi avrebbe suggerito di rispettare in una situazione come questa. Controllare ogni angolo, ogni possibile nascondiglio. Troppo preoccupato di come sarei sopravvissuto alla solitudine qua sotto, non ho nemmeno preso in considerazione la possibilità che avrei potuto non essere solo. Chi è là? È stato un errore. Come si regredisce in fretta in situazioni come questa? Fino all'altro ieri me ne stavo dietro una scrivania a tenere la contabilità per un'azienda di componenti elettronici. Avevo un appartamento in affitto, una macchina che stavo quasi per finire di pagare e una fidanzata che mi aveva appena lasciato per inseguire il suo sogno di diventare ballerina all'estero. Era la mia vita. Faceva schifo, ma era la mia vita, cazzo. Sapevo esattamente quali fossero i confini sulla mappa e quale posto occupassi al suo interno. Se mi avessero detto che un giorno mi sarei aggirato di soppiatto per un bunker, una torcia a mo' di clava, spaventato e pronto a uccidere come un uomo delle caverne, con tutta probabilità mi sarei messo a ridere. Ma non c'è niente di divertente nella situazione in cui mi trovo. Ma dove guardi? Io sono qui. Oggi ho imparato a mie spese che non posso abbassare la guardia, nemmeno per un istante. È in gioco la mia vita e sarà bene che faccia attenzione d'ora in poi. Il più piccolo errore potrebbe costarmi molto caro. Eh? Mi sa che non sei molto sveglio, vero? No, frena, amico, frena. Non è un po' troppo presto per le allucinazioni da claustrofobia? Però sei divertente. Per fortuna, potrò contare su un buon amico. Sei stato tu a parlare? Ma questo... Questo è... Impossibile? Definiamo impossibile ciò che non possiamo spiegare con la ragione. Prendiamo Mordred, per esempio. È inutile anche solo discutere del fatto che un orsacchiotto di peluche possa parlare o meno. Non può farlo e basta. Chiuso. E qui entra in gioco un'altra considerazione. Più una cosa è ritenuta impossibile, e meno si ha voglia di parlarne. Si prova quasi disagio fisico a farlo. È come trovarsi sull'orlo di un baratro che finora abbiamo ignorato, ma quando viene percepito non possiamo più nascondere a noi stessi. L'impossibile è proprio qui, accanto a me. E l'unica cosa che posso fare a questo punto è domandarmi non come, ma perché? Perché a me? Perché in questo momento? Non devi avere paura di me. Io sono tuo amico. Io amico?
Io non posso più avere amici. Stanno morendo tutti là fuori. Vero? Ma tu sopravvivrai. E io con te. A patto che tu ti fidi di me e segua i miei consigli. So che ce la puoi fare, sei forte e questa non è la cosa più difficile che tu abbia dovuto affrontare. Mi sbaglio? E comunque, non ti lascerò mai solo. È una promessa. Sarò sempre con te, ad aiutarti e a sincerarmi che tu stia bene, che tu non abbia a soffrire. Lo giuro. Un pupazzo che parla con la stessa voce di mio fratello morto e che dice le stesse cose che diceva lui. Come se tutto questo non fosse già abbastanza duro. Questo rifugio è sicuro, a condizione che tu non apra a nessuno. Mentiranno pur di indurti ad aprire quella porta. Mentiranno chi? Quelli che sono condannati a stare fuori. Vorranno trascinare anche te nel loro inferno e non si faranno nessuno scrupolo al riguardo. Uno di loro, in particolare, saprà trovare le parole giuste per farti aprire quella porta. Tu non dovrai farlo per nessun motivo. Non avrai nulla da temere se terrai chiusa quella porta, anche a costo della vita. Ci sono cose molto più importanti che quell'essere può rubarti se non fai attenzione. È in agguato. Sempre. E quando sarai più vulnerabile, allora farà la sua mossa. Stai attento a lui. Chi è questa persona? Ho forse detto che si tratta di una persona?